Buongiorno cadetti, sono Eli Cabri. Oggi siamo qua su un video di Uncharted 4. L'ho registrato tantissimo tempo fa, ragazzi, secoli or sono, quando ancora c'era la beta per PlayStation 4. Allora, io vi vorrei dire e dare alcune informazioni riguardanti Uncharted 4 in generale e non questa beta. Voi godetevi il gameplay mentre parlo e probabilmente ne vedrete delle belle. Sì, perché sono un gran giocatore di Uncharted, sono number one of nessuno, capito? Allora, partiamo subito dalle prime, più importanti, più fantasmagoriche notizie, ovvero quella del rinvio di Uncharted. Se vi ricordate, ragazzi, se vi ricordate tempo fa, diciamo agli inizi del 2014, se non sbaglio, non mi ricordo neanche io, in pratica quando è stato annunciato Uncharted 4, i primi annunci avevano detto, dovevano dire la data, ma non l'ha detta. Loro hanno semplicemente fatto un giro, diciamo, intorno alla data, non l'hanno mai rivelata. C'era gente che pensava che uscisse così, altra gente che pensava che uscisse di là, altra gente che pensava che uscisse mai, e quindi alla fine tutti, e dico quasi tutti, pensavano che sarebbe uscito per la fine del 2015, e sinceramente lo pensavo anch'io, cosa che poi come avete letto, come avete sentito, non è mai successa, perché ovviamente, ragazzi, siamo nella fine del 2015, quindi il gioco non è uscito. E poi hanno rivelato la data ufficiale. Comunque c'è da dire che l'hanno rinviata di nuovo, è una notizia non vecchissima, diciamo di qualche settimana fa. Hanno detto che il gioco uscirà verso fine aprile, se non sbaglio il 27, ma potrei comunque sbagliarmi. Voi ricordatevi solo fine aprile, che questo è sicuramente, vi dico sicuramente, giusto. È una cosa che un po' mi dispiace, perché se vi ricordate doveva uscire il 18 marzo. È un mese in più, ok, per voi sarà niente, però c'è chi ci tiene, c'è chi lo aspetta da tanto tempo e magari avrebbe preferito vederlo prima. Comunque, a parte questo, c'è anche da dire che se devono lavorarci, ovviamente lasciamoli lavorare, perché se ci sono ancora cose da risolvere, magari grossi problemi da risolvere, cose ancora da aggiungere, ragazzi, una qualsiasi cosa, lasciamoli fare. L'unica cosa che mi rompe, e che mi rompe spesso, è il sentire dire di questo rinvio, sentire i rinvii proprio in generale per qualsiasi gioco. A me va bene, perché come vi ho appena detto, loro lo fanno affinché si possa avere un gioco più completo, no? Ok, però sta succedendo troppo, e dico troppo spesso, secondo me prendono la cosa sotto gamba, dicono una data a caso, poi se arrivano ad un certo punto di una tabella di marcia, per dire, che non hanno ancora finito, ovviamente cercano di prolungare il tempo di attesa. Secondo me è un comportamento da bastardi. Ragazzi, scrivetevelo subito a caratteri cubitali: bastardi. Perché ci sta fino a un certo punto, secondo me. Come vi ho detto, come cacchio di vi sto dicendo, ragazzi, lo fanno tutti. Lo fanno tutti ormai. Cioè, da più di un anno a questa parte capita che ci sono questi rinvii, perché il gioco non è finito, perché manca quello, manca quell'altro. Senti, allora, o fate come GTA 5, come ha fatto Rockstar, che non ha rivelato nulla, e dico nulla, fino a, neanche mi ricordo quanto, fino a qualche mese dall'uscita, o anche come Fallout, che alla fine c'erano quanti, 5-6 mesi, hanno annunciato sempre nello stesso anno, sempre nel 2015, e poi l'hanno pubblicato sempre nel 2015, ripeto, poi dopo vanno a manetta con le patch a go go se lo fanno uscire prima.
E lì non so cosa dirvi, perché poi gli tocca lavorare come dei matti per risolvere più problemi. Cioè io quindi voglio proprio capire, ragazzi, da cosa deriva questi annunci affrettati. Voglio proprio capire da cosa derivano. Io non lo so. O che c'è qualcuno che spinge da dietro. Potete capire che può essere un'azienda come la Sony che vuole subito il gioco pronto, allora dice: no, aprile non mi va bene, rilasciatelo, cercate di rilasciarlo per marzo. E poi magari dopo si rendono conto che la data non è più quella perché non ci stanno più dentro coi tempi. E magari la rinviano, quindi non lo so, ragazzi, non voglio neanche indagare e neanche mi interessa. Poi. Sempre per quanto riguarda Uncharted, e in particolare, ovviamente stiamo parlando di Uncharted, quindi di cosa dovrei parlare? È la storia. Se vi ricordate il gameplay della PlayStation Experience, no? Niente? Beh, in pratica è venuto fuori che durante la campagna voi potrete fare delle scelte, quindi potrete decidere voi se dire a Sully A, sei gay, B, sei un coglione, o C, sei entrambi, per dire, ragazzi, per dire, non prendeteli seriamente, no, perché poi dopo mi fate causa e siete dei bastardi pure voi. Quindi, ricalcando questo fatto, questa nuova features di Uncharted 4, di Uncharted, della saga di Uncharted, che non c'è mai stato, vi devo dire che non so chi, non mi ricordo chi più che altro, sempre facente parte del gruppo di Uncharted, ad un'intervista ha detto che non ci sarà una scelta, diciamo, che andrà a intaccare la narrativa di questa storia in modo profondo. Quindi saranno scelte, potremmo dire, stupide fino a un certo punto. Voi deciderete ovviamente come iniziare la storia, come cambiare il corso della storia, ma non avverranno più che altro dei gran cambiamenti con queste scelte, in base a queste scelte. E adesso invece vi passo la palla a voi, ragazzi. Cosa ne dite? Cosa pensate di questo Uncharted 4? Cosa vi aspettate da questo titolo? Ma li avete provati gli altri? No, perché ovviamente, cioè, se uno non prova gli altri, ovviamente può provare Uncharted 4, però non capirà un cazzo di magari qualche collegamento, qualche persona. E vabbè, se c'è da parlare del multiplayer, potete giocare quanto vi pare, che tanto non vi servirà nulla sapere la storia dei precedenti. Ovviamente dipende se vi piace questo tipo di gioco terza persona. Avete capito, ragazzi? Quindi io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Spero che vi sia interessato, spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, lasciate un commento, lasciate una condivisione su Facebook, che questo è sempre importante per far crescere i Ligabri e il canale di Ligabri. Noi ci vediamo in un prossimissimissimo video, che ovviamente non saranno più su Uncharted 4, perché questo è l'unico, e dico l'unico gameplay che sono riuscito, che ho poi registrato, perché se no non avrei potuto registrare 10.000, ma diciamo ho perso tempo a streamare in quel periodo. Quindi, ragazzi, ci vediamo mentre io sto morendo. Mi raccomando, likes, commento, condivisione. Rompete le righe.